Possiamo iniziare? Ciao a tutti. Mister, domanda scontata. Turnover? Sì, turnover, sì. Io sono convinto, già l'avevo deciso da un po', di che non vedevo l'ora di che arrivasse questa partita per darle una chance agli altri per come si sono allenati in questi più o meno 100 giorni, che siamo qua più o meno. Sì? E sono convinto di che se lo meritano, perché sono loro quelli che lavorano in silenzio, che fanno un lavoro oscuro, che arrivano settimana e già sanno che magari qualcuno sa che non gioca, e sono loro quelli che i più importanti per fare il gruppo. Con lo stesso modo, mister? Sì. Tutti totale uguali. Turnover oppure qualche duro che no, bazzica come titolare? Totale. Bueno, yo Gallelo, Triló, en el senso de Celonesi, Triló, en quel senso lì son quelli que giocano siempre. Orlando è recuperato? Orlando gioca. El único que lo habremos per domenica es Cariló. El único que no es a disposición. El mister, ¿Racichini importa oppure no? Racichini importa. Però davanti, insomma, un po' di turnover non riuscirà a farlo completo perché gli attaccanti sono sempre quattro. No, noi proveremo domani con Pana, del centroavanti, un nove bugiardo, come si dice. Sì. E abbiamo un falso nove e abbiamo le qualità con Panaioli? Con Orlando, con Pireda, con Bove, di occupare quello spazio, di alternarci. Cioè, come falso 9? Sì. Quindi Orlando, detto Orlando? Paglioli. Pireda e Bove. Solo uno di questi potrebbe fare il falso 9? No, partiamo con Pana. E poi ci alterniamo. Sì, quindi a differenza di altre situazioni questa partita ti torna utile per valutare, che molte volte la Coppa Italia in mezzo alla settimana è vista come un fastidio. Invece no, a noi non le troviamo come fastidio, a noi le troviamo in forma positiva per vedere, perché non è lo stesso allenarsi tutti i giorni che giocare, totalmente un altro allenamento. La miglior cosa è giocare mercoledì e domenica, come vi ho detto quando abbiamo giocato quella settimana lì che giocavamo tutti i giorni. Non c'è miglior allenamento che una partita. Allora per noi, per i giocatori che purtroppo non stanno avendo minuti, questa partita ci viene rotonda ci viene. Così la penso così o non lo so. E di più se è un derby che ci deve essere concentrazione, che bisogna vincere. Non per questo che ci siano le seconde linee, appunto bisogna perdere l'obiettivo della vittoria, no? E del passaggio del turno. E a parte, sempre quando hai la chance così, devi fare di tutto per conquistarti un posto. Sino per l'allenatore è un vero problema. Il vero problema è quando non conti con nessuno, perché se tutti si allenano bene, come dicono gli allenatori, che buono che avrò un problema che tutti si allenano bene, è un modo di dire, perché quello non è un problema. Il problema è quando non si allenano bene e quelli che hai dietro guardi dietro e non trovi nessuno, quello è il vero problema. Insomma, vuoi essere messo in difficoltà dai giocatori che giocheranno domani? Claro! Senta una cosa, mister, perché proprio su questo argomento, no, c'è il discorso che molti dicono, dice, questa squadra gioca bene, fa risultato, però c'è una rosa contata, cioè non ci sono ricambi. Lei che cosa risponde quando magari qualcuno fa queste osservazioni? È che io non le rispondo. Sai perché no? Perché te hai una tua idea.
O sea, tutti siamo liberi di pensare quello che vogliono. Io sono contento con la rosa che abbiamo. Magari mi sbaglio, però io penso i cambi, per esempio Bove da un po' che non entrava. E l'altro giorno l'ho messo in una situazione critica. Perché lui ci può dare difensivamente e anche col pallone. Allora ho pensato col Piacenza che doveva entrare Bove, come un'altra volta Pireda, e sbagliandomi, no? Però se te pensi che non abbiamo un panchina, non lo dico per te. No, no, ma io dico in generale. È un problema della gente. È un parere che poi si va allargando, no? L'opinione che si va allargando. Di calcio. Si allarga sempre tutto, purtroppo. E di più, come ti dico sempre da quando ti conosco, noi latini per allungare le cose, siamo anche in Uruguay così. Siamo 3 milioni, però sembra che siamo 8 milioni per parlare di calcio. Quindi lei domani si aspetta da questi elementi che facciano quello che lei vede in allenamento e claro, diano molto di più magari di quelli che sono i titolari, per dimostrare di essere all'altezza di quelli che vanno in campo di solito la domenica. Dare molto di più non lo so, perché siamo sinceri, non giocano da un po' e la partita tante volte si sente, no, non illudiamo. Nel senso, io sono consapevole lo che andiamo ad affrontare e sono consapevole che magari all'inizio il ritmo può essere più basso e minuto a minuto iniziano a prendere il ritmo e magari si può vedere in queste situazioni, si vede magari di più dopo 20 minuti, si vede il ritmo che vuoi te anche nel secondo tempo. Però dobbiamo stare con calma, loro devono avere tranquillità. E bueno, ci aspettiamo una buona partita perché loro se lo meritano. Mister, quanto è importante la Coppa Italia per la società e anche per lui? Per me è importante perché ci può portare, se la vinci, ci può portare al playoff in un certo modo. Però oggi come oggi, lo più importante è per i giocatori. Perché se lo meritano, te ripeto. Per me oggi lo più importante è quello. È la salute, come diciamo in Sud America, la salute mentale del giocatore che non gioca. E oggi, che si trovano, che già sanno, che vanno a dormire sapendo che giocano domani, non è poca cosa. Sulla fascia destra chi giocherà, mister? Considerando che è sempre stato detto diciamo, Sarda e poi Gerignani eventualmente. E quello è un ruolo che stiamo valutando. Quindi è ancora da valutare. Cioè, domani mattina penso che lo decidiamo. Porterà qualche ragazzo da Beretti? No. In panchina pure. Saremo tutti quelli della domenica. No, Riccardo sì, che ha giocato con la Beretti sì. C'è qualche giocatore che seguirai con particolare interesse? Cioè qualcuno a tutti. Che punti? A tutti. Vuoi avere delle risposte? Seguiremo tutti, perché il campionato, come lo dico sempre, è troppo lungo e avremo bisogno di tutti. Guardate che questo mese che ci arriva, avevamo parlato della settimana che abbiamo giocato domenica, mercoledì e domenica. È arrivato il Piacenza. Fai memoria delle domande vostre, il Piacenza. Adesso arriva un mese dove troviamo Cesena, squadra forte che l'abbiamo visto ieri, Vicenza, Padova, Virtus. Allora, Vicenza e Reggiano. Hai bisogno di tutti. Abbiamo bisogno. E poi che col Padova si gioca? Sì, domenica e poi domenica. Un viaggio è lungo, allora avremo bisogno di tutti. Per quello dico che questa partita è importante. Però mister, io avevo sottolineato questo aspetto di questo mese, no? E avevo fatto anche la domanda mirata sabato, nel senso per capire effettivamente il vero potenziale della Samp, se può ambire a qualcosa di più di quello che meritatamente si è preso, no? fino ad ora, superare
un esame come quello del Piacenza mi sembra che sia molto molto importante, che dà molto autostima, no? Molto, ne abbiamo parlato. Proprio in virtù di questo ragionamento. Ne abbiamo parlato, di che era molto importante e secondo me, te ripeto lo stesso che ti ho detto domenica, la squadra ha reagito bene, ha sofferto, ho visto la partita, pensavo che avevamo sofferto di più, anche la domanda che mi avevi fatto te della prima mezz'ora, e non è che abbiamo sofferto tantissimo. Però allora avevano avuto sì, un però possesso palle, no. Loro non uscivamo dalla nostra mezz'ora. È vero, però quante palle volte hanno fatto sul possesso? No, sicuramente come occasioni magari non sono state tante, però loro hanno avuto molto possesso palla e ci hanno tenuto dentro la nostra metà campo. Te sai che la statistica che abbiamo fatto noi abbiamo avuto in tutta la partita più possesso noi? Ah sì, sul complessivo forse sì, però diciamo sui 30-35 minuti del primo tempo abbiamo fatto fatica a uscire dalla nostra. No, no, su quello hai ragione te, però non è che ci hanno messo sotto sotto come uno. Anch'io ho pensato così, No, come occasioni no. Anch'io ho pensato così, di che ci avevano messo sotto sotto e dopo lunedì ho visto la partita. Ho detto no, no, non è stata tanto così. E poi gli ultimi 10 minuti, le palle che hanno avuto loro, è normale. Se l'ho detto ai giocatori, sai perché è normale? Perché ti hanno messo 3-4 punte. Ti hanno messo dei numeri 10. Ti attaccano in 8. Può capitare. Sì, ma poi soprattutto erano sulle fasce che andavano in coppia e in tre anche. I nostri esterni facevano fatica, Sì, anche quello. Perché loro giocano molto anche dalla parte. Sì, quello bisogna migliorarlo. Però io ti voglio dire che dopo che la rivedi la partita, che con la testa in freddo, la vedi totalmente diversa. E non è che. Anche io ti ricordi lo che ti ho detto del Modena, che mi ha sorpreso il Modena, e poi sono andato a vederla e abbiamo avuto più possesso noi, più palle a gol noi. E no, con Modena era stato evidente, con Piacenza un attimo il discorso tra primo e secondo tempo sì, era sì. Abbastanza palese. Però io non voglio illudere la gente, io continuo a pensare nel passo a passo. Stiamo affrontando delle squadre importanti, lo stiamo facendo sempre migliorando, però in un buon modo, con una buona testa. Abbiamo dato un passo in più con rispetto al che abbiamo fatto, abbiamo saputo soffrire, quello non è poca cosa. E bueno, e loro, i giocatori, sanno che questa è la linea, questo è il cammino è questo. Mister, domanda ci ha fatto in passato dai colleghi. State ancora lavorando su queste amnesie difensive, chiamiamole così, su questi errori, possiamo chiamare tra virgolette, due gol anche ieri, anche domenica. Sì. A guardare la Salvettese c'ha la quarta difesa del campionato. E bisogna. Lo che passa è che come vogliamo giocare rischi sempre. E questa è una scelta. Ovvio che lavori più analitico. Però lo che pasa è che se vuoi giocare così è normale che rischi. E è normale che gli altri fanno una strategia sapendo che te hai 40 metri indietro. Grazie. È così. Lo che sì non possiamo fare è magari un errore tattico di posizione, però dopo c'è la bravura. Noi stiamo giocando contro il Piacenza, hai visto i cambi del Piacenza? Era uno più forte dell'altro, sì, sì, una rosa, per quello sono favoriti loro, sì, anche sì. Il Padova, Triestina, guarda la Triestina, ha vinto tutte le partite. Ovvio, il Vicenza ieri l'ho visto molto bene, anche noi domenica andremo a affrontare una squadra molto vivace, giovane, che ti metteranno in difficoltà se non sei attento, però noi non possiamo cambiare il nostro modo di giocare. Però pensiamo domani. Posso? Sì. Grazie, mister.